Con il nostro tour per l'Italia siamo arrivati finalmente a Firenze. Sono qui con Petra Magoni, musicista, cantante, attrice. Insomma, raccontaci un po' di te, della tua formazione, della tua storia. Beh, per me cantare è sempre stata la cosa più importante, ma non tanto per un fatto di volermi esibire o aver bisogno dell'applauso, quanto per un'urgenza, una necessità. Ho sempre sentito che il mio modo di vedere anche il canto, in maniera anche molto particolare, con un'idea tutta mia, ho sempre pensato che fosse una cosa importante per me, ma anche per gli altri, quindi è sempre stata un'urgenza importante. Quindi ho cominciato da piccolissima, in un coro della chiesa, ovviamente, chiesa di Agostiniani, fra l'altro, e all'inizio non facevano cantare le bambine, e io mi sono messa a studiare Sant'Agostino, che diceva chi canta prega due volte, scrivevo le lettere anonime al parroco, che poi ha saputo comprendere l'urgenza di una bambina con 10 anni. E da lì ho cominciato a studiare musica antica, poi vabbè, ovviamente sono entrata nel gruppo rock della mia città, i Senza Freni, e poi piano piano in breve tempo sono arrivate due partecipazioni al Festival di Sanremo, una con Pippo e una con Mike, quindi queste due icone della televisione italiana, ma ho capito subito che quello non era il mio posto, che proprio non avevo niente da dare in un contesto del genere. Quindi, vabbè, tagliando corto, ho fatto un periodo a New York, poi sono tornata. Finalmente a gennaio 2003 ho incontrato Ferruccio Spinetti, che è il mio partner in musica nuda, con cui ho trovato proprio la mia dimensione, voce e contrabbasso. Quindi tanto spazio da dare alla mia voce, ma anche tanto spazio per le parole, perché spesso quando ci sono tanti strumenti si perdono un po' le parole, si perde il senso del racconto, di quello che vuoi dire. Quindi con questa formula voce e contrabbasso, che sulla carta poteva sembrare anche difficile, no? Ostica per tante persone, in realtà è un progetto anche molto popolare, perché abbiamo cominciato prendendo canzoni molto famose e spogliandole da tutti gli altri strumenti per lasciare proprio l'essenza del racconto, quindi da questo il nome Musica Nuda. E con questo progetto, che all'inizio non ci dava credito nessuno, abbiamo girato il mondo, migliaia di concerti ovunque, e anche lì, girando il mondo con questo progetto, mi sono accorta di quanto poi, con le giuste differenze che ci sono fra i vari popoli, fra le varie nazioni, alla fine l'essere umano si emoziona per le stesse cose, ride per le stesse cose, e che quindi c'è un'umanità di fondo che è molto simile. Quindi possiamo dire che tu in qualche modo sei riuscita a trovare in un ambito che io oserei definire quasi militarizzato, no? Che è quello dello spettacolo, quello della cultura, no? Da una certa parte politica che conosciamo tutti molto bene, no? Cioè tu alla fine sei riuscita ad affrancarti dalla dipendenza da questo mondo, a trovare una tua dimensione, trovare un tuo pubblico di riferimento. Sì. E questo di fatto ti ha reso veramente libera e indipendente, no? Cosa che molti altri forse non riescono ad essere, no? Perché sono sempre dipendenti da quel mondo. Ma sicuramente ho sempre avuto una mia visione della vita e della musica, e non ho mai pensato di essere sbagliata io, anche quando non ero compresa. Ho sempre pensato che fosse importante anche mostrare che ci possono essere altre strade, anche per raggiungere un certo tipo di piccolo successo, se vogliamo, come il mio. Però quando fai le cose con onestà, con sincerità e soprattutto cose che ti appartengono veramente, insomma, sono molto orgogliosa di aver mostrato che non c'è un solo modo, non c'è solo X Factor, non c'è appunto solo Sanremo, ma ci sono altre strade che vengono poi dal suonare e da avere riscontro dal vivo con le persone che hai davanti, no? A volte ci sono cantanti, artisti anche molto bravi, che però cantano tutti nello stesso modo, quindi a me non interessa, non mi interessa, mi interessa la ricchezza della diversità, anche dei punti di vista, nella musica e nella vita. E quindi aver mostrato che ci può essere un modo di fare le cose, che non è quello che ti raccontano essere l'unico possibile, mi rende molto orgogliosa. Ah, ma quindi alla fine vedi che alla fine il percorso personale di un artista, ma si potrebbe dire anche in altri ambiti della vita, alla fine tutto torna, no? Tu da ragazza avevi studiato anche musica antica, no? Qui ci troviamo in un palazzo del 600 di
non nobili, ma erano mercanti ricchi, no? Quindi io mi immagino in queste stanze che ci facesse musica, no? Perché all'epoca era uno degli intrattenimenti principe. Quindi di fatto tu sei ritornato alle origini, no? Insomma, di quella, della tua, diciamo, terra, del modo di fare musica colta in questo tipo di ambiente. Popolare ma colta anche nello stesso tempo, e quindi alla fine vedi un cerchio che si chiude e nella vita di ciascuno di noi a volte anche le esperienze che sembrano più marginali e sembrano, diciamo, portare su un binario morto, se si ha una capacità di elaborazione e di sintesi, poi comunque possono portare anche dei grandi risultati e dei grandi successi. Ma anche perché, per esempio, si ragiona molto per generi, no? Anche nella musica. Quando mi chiedono che genere fai, io rispondo, faccio musica nuda, perché nel senso con Ferruccio Spinetti, quindi contrabbasso e voce, posso affrontare un pezzo del 600, così come i Beatles o che ne so, i Led Zeppelin, o Battisti, ma diventa tutto musica nuda, perché il fatto di avere una sonorità talmente particolare riesce ad amalgamare tutto senza essere, non so, schizofrenici in questo passaggio da un periodo storico all'altro, da un autore all'altro. Quindi il minimo comune denominatore diventa l'essenza, Eh sostanzialmente. sì, il suono, il tipo di suono così particolare che è quello, diventa il genere, diventa quello, insomma, almeno in questo caso. Quindi per un artista come te, no? Che è abituata al contatto con il pubblico, no? Cioè, perché te le percepisci le vibrazioni con il pubblico, allo stesso modo in cui il pubblico riceve le tue vibrazioni, no? Quelle del tuo collega. E cioè, la pandemia cosa ha comportato? Cioè, voglio dire, per me, cioè, è come dire la morte professionale in questo caso. Sì, ma al di là di quelle che possono essere state le preoccupazioni, anche economiche, se vogliamo, è stata proprio una crisi che ha messo in discussione tutto quello che per me era stato, che era stato il mio faro, no? Nella vita, la cosa più importante. Quindi è stato un grosso stravolgimento anche interiore, una grande sofferenza, e non riuscivo neanche più ad ascoltarla la musica. Quindi sì, è stato molto difficile, ma non tanto il fatto di non essere considerati, no? Non so, mi ricordo Conte che disse gli artisti che ci fanno tanto divertire o cose del genere, quanto proprio una cosa mia interiore, che improvvisamente mi sono accorta che il mio tempo lo dedicavo ad altro, perché quando ho cominciato a vedere che c'erano delle incongruenze e delle cose illogiche in quello che ci raccontavano, ho cominciato a cercare di informarmi, cosa che prima non facevo assolutamente. Quando ti cominci poi a informare e a conoscere cose di cui non sapevi niente, poi tutto si collega, no? Un po' alla volta. A me è capitato, io durante il mio lavoro, quando arrivai a Donetsk nel 2015, era una città fantasma, no? Gli ucraini bombardavano mattina, pomeriggio, notte, no? Sembrava sempre sentire questo temporale lontano, no? Ma a volte anche vicino. E c'era una città svuotata, cioè di 2 milioni di abitanti erano rimasti 60.000, case abbandonate, negozi vuoti, strade deserte. Però c'era stato un fatto che mi aveva sconvolto, no? Cioè il teatro dell'opera aveva continuato a funzionare. Cioè la gente andava a teatro. Cioè, andava a teatro, bambini andavano a teatro, i militari andavano a teatro, gli anziani, i giovani, sempre a teatro. Cioè, tutto io mi sono incuriosito e gli ho chiesto, scusate, cioè, qui c'è una guerra, cioè, questo è l'unico luogo dove non sentiamo le bombe, no? Cioè, alla fine l'arte, che era ritornata alla sua funzione originaria, che è quella di balsamo per l'anima, cioè, noi invece in un momento di crisi l'abbiamo cancellata di fatto, cioè, gli abbiamo tolto quel ruolo, cioè, era diventato un orpello, un qualcosa di superfluo, quelle cose non essenziali, no? Cioè, quindi tu in qualche modo ti Ah sei sì. sentita non più essenziale, no? Posso. Ma più che questo, perché poi quando abbiamo ricominciato a fare i concerti ho visto che invece era importante per il pubblico tornare anche a teatro, quando già l'estate 2020 ero proprio io che ero spostata da un'altra parte. Per esempio, ho cominciato ad interrogarmi perché le cose che hanno fermato sono le cose che danno benessere fisico, come lo sport, benessere all'anima, come può essere la cultura, no? Emozionarsi insieme ad altre persone, per uno spettacolo, per una musica che ti arriva. E la convivialità, quindi lo stare insieme agli altri, condividere, no? Quello che mangi, e magari avere anche uno scambio di opinioni che non necessariamente sono sempre convergenti. Per cui, togliendo queste cose, si sono isolate le persone, è diventato sempre più difficile comprendere che giustamente ci sono anche punti di vista diversi su qualsiasi argomento. Cioè io penso poi c'è un fatto secondo me che è determinante, cioè un artista, a prescindere da quale sia il suo ambito, è un esteta, no? C'ha una visione anche estetica della vita, in cui la forma diventa anche sostanza molte volte, no?
Quindi il tuo lavoro determina anche un certo modo dei canoni, no? Dei canoni visivi, dell'abbigliamento, dell'ambiente, no? Io, per esempio, a un certo punto, un paio di volte mi è capitato di intravedere questi musicisti con la mascherina, no? I fiati con la mascherina col Col buco, buco, sì. il coro con la Coro con la mascherina. maschera. Cioè, io dico, ma cioè, una cosa del genere è cacofonica, no? Cioè, come un'unghiata sulla Gioconda. Cioè, io non so spiegare. Cioè, tu hai distrutto l'estetica di quella rappresentazione e di fatto l'hai svuotata anche di una parte del suo significato. Cioè, non è che i coristi o i maestri d'orchestra, quando vanno sul palcoscenico, ci vanno con la t-shirt, no? Vanno vestiti con lo smoking, insomma, no? Perché c'è un'estetica di quel gesto. Vederli con quella mascherina, quella maniera, cioè una roba che di fatto tu stai svuotando una parte di quel significato. Cioè, io non so come l'hai vissuta te questa cosa, tua figlia, scuola. Devo dire che forse ancora peggio che gli orchestrali mi ha fatto male vedere quello che hanno fatto ai ragazzini a scuola, anche perché dall'inizio si è saputo che insomma erano quelli a cui il virus avrebbe fatto pochissimi danni o quasi nulla ai bambini, quindi alla fine sono stati gli ultimi anche a togliersela sta mascherina e insomma mia figlia ha cominciato a non Ti fa voler. liceo di musica tua Ha figlia? fatto un liceo musicale l'anno scorso, a dicembre 2021, l'ho tolta da scuola perché per lei che già non ci vede andare con questa pezza in faccia era diventata una tortura. E in più è vero che erano in presenza, ma questi ragazzi non si parlavano più, quindi lei ha preferito fare la scuola, diciamo, online e sta facendo, adesso farà anche la quinta. Che poi, tra l'altro, tua figlia facendo il liceo musicale, quindi avrà fatto anche il coro, no? Quindi anche il coro con la musica, c'è cioè una frustrazione totale, no? Sì, è successa una cosa strana. Il primo anno facevano coro in palestra, distanziati, senza mascherina. Il secondo anno hanno aggiunto anche la mascherina, quindi distanziati in palestra, coro con la mascherina. E quindi era diventata veramente una tortura, anche perché poi già quando canti e metti un sacco di, no, anidride carbonica, te la respiri, non è una cosa sana. E così come gli orchestrali, insomma, soprattutto queste cose dei fiati col buco nella mascherina, penso che sia più una cosa estetica e negativo, perché non penso che ci sia nessuna utilità in una mascherina già di suo, ma addirittura una mascherina col buco mi sembra più proprio un segnale di essere in un momento difficile, particolare, un segnale anche di sottomissione, se vogliamo, perché appunto anche quando abbiamo visto quelle immagini, non so, di Draghi senza mascherina, circondato da bambini mascherati, l'ho trovate abbastanza agghiaccianti. Sì, poi come del resto abbiamo visto anche in televisione, no? Quella cosa oscena dei calciatori che scendono in campo e si schierano tutti senza mascherina e i bambini sotto tutti mascherati. È un po' come una sorta, io non lo so, quasi direi di condizionamento, un po' alla Huxley, no? Mi viene in mente il mondo nuovo. Sì, fra l'altro ci sono bambini che poi non fanno fatica a togliersela, sono talmente assuefatti che la tengono anche quando potrebbero togliersela. Questo mi ha impressionato molto. Sì, capita spesso, li vedi per strada, addirittura genitori senza mascherina e bambini che continuano a camminare. Diventa quasi. Perché io ho notato che c'era stato un processo strano con la messaggistica, no? Le persone che smettono di telefonarti e ti mandano 40 messaggi, no? Per non telefonarti, quasi come se questa distanza facilitasse il loro modo di relazionarsi, no? Quindi questi bambini sembra quasi che si riparino dietro queste mascherine per un'incapacità che sta cominciando a manifestarsi di relazionarsi con l'altro, no? Cioè, quindi un rapporto che diventa sempre più a distanza e sempre più mediato da uno schermo, da qualcosa che ti separa dall'altro. Ma ecco, Va bene, allora d'ora in poi ti telefono, non ti mando messaggi. appunto. Invece i rapporti con i colleghi, cioè tu ovviamente quello che pensavi lo hai detto, lo dici senza problemi, ma i colleghi. Ma anche lì ho avuto un po' un'urgenza, no? Io ho questo sogno ricorrente della sindrome di Cassandra, quindi mi sono sentita di avvisare tutte le persone a cui volevo bene di quello che avevo comunque scoperto con queste ricerche che tanti di noi abbiamo fatto, tanti di noi esseri umani, insomma, non necessariamente musicisti. E quindi a costo di sembrare rompicoglioni ho detto a tutti, insomma, di fare un po' di attenzione su certi argomenti. E dopodiché ho detto io voglio bene lo stesso qualsiasi scelta facciate, però io voglio sentirmi a posto con la mia coscienza, nel senso che le cose
ve le ho dette perché vi voglio bene e continuerò a volervi bene, quindi questo senz'altro. E fra colleghi, insomma, ce ne sono tanti, soprattutto devo dire nell'ambiente sia degli orchestrali di musica classica, ma anche jazzisti, tanti, che è un po' più il mio ambito, con cui mi sono scambiata tante opinioni, tanti punti di vista, e tanti si sono fatti delle domande, insomma, hanno messo in dubbio la narrazione ufficiale, e quindi sì, so che sono tanti, ecco. Magari fra quelli un po' più conosciuti c'è un po' più di, come dire, anche un po' paura, se vogliamo, perché vedendo anche quello che è stato fatto a tutti quelli che sono un po' esposti, non necessariamente nel campo artistico, ma anche appunto in tutti i campi, da quello medico. Come si dice una volta, puniscine uno per educarne 100. Esattamente, un po' quello. E poi dipende anche dalla libertà magari che ti sei costruito. Appunto, io col mio percorso alla fine produco i miei dischi, scelgo cosa fare e quando farlo, quindi, e non ho mai mangiato in certi piatti di certa politica, anche perché non mi sono mai sentita più forte facendo parte di un gruppo, di una tribù, di un gregge, ma anzi sono sempre stata convinta delle cose in cui ho sempre creduto, e quindi forse ho anche più la possibilità, fra l'altro anche, devo dire, molto moderatamente, perché non mi sembra di aver fatto chissà cosa, ecco, rispetto ad altri colleghi. Però trovo strano quando poi ci sono degli artisti, insomma, è facile fare i Che Guevara de Noantri quando non c'è nessun problema, no? E quando poi arriva qualche problema, tutti allineati, mi fa un po' strano. A farsi i selfie con i tamponi dentro al naso, fino dentro al cervello, no? Mamma mia. Però che dire, così va, insomma. Poi, per carità, ognuno è giusto che faccia quello che si sente. Ma è proprio questo che è stato impedito forse oggi, di permettere a tutti di avere un proprio pensiero. No, ma comunque quello che tu dici è comune a tutte le storie che io sto raccogliendo, cioè questo nuovo, io lo chiamo neomaccartismo, no? Questa nuova caccia alle streghe, no? Ha fatto sì che professori universitari, professori di liceo, medici stimati, artisti, attori, intellettuali, tutta gente, giornalisti, quanti ce ne stanno che la pensano esattamente come me sulla guerra, sulla pandemia, eccetera, ma non aprono bocca. Anzi, da dietro fanno il tifo, vai avanti, vai avanti. Beh, una delle cose che più mi ha preoccupato, già forse marzo, no, un po' dopo, aprile 2020, è quando per la prima volta ho sentito parlare di una legge contro le fake news. Io mi sono detta, ma chi è che decide che cosa è vero e cosa è falso? Cioè, a monte si decide questo è giusto, questo è sbagliato, quindi mi ha dato da subito l'impressione di, ovviamente, di una forma di censura. Ieri sera, quando eravamo a cena, mi hai parlato di una serata che hai trascorso con grande Montagnier. Sì, sì, l'anno scorso, proprio qui a Firenze, era luglio, mi sembra, luglio quindi 2021, e c'è stata questa serata e prima dell'intervista pubblica che ha fatto Montagnier, e io ho fatto un intervento musicale con Andrea Dindo al pianoforte, e siamo stati a cena insieme, quindi era una tavolata di una decina di persone. E c'era Montagnier a capotavola, poi c'era la moglie, poi c'ero io. E a un certo punto la moglie mi ha detto, sai, prima di stare con lui sono stata per gli ultimi 4 anni della sua vita con Duke Ellington, il grandissimo compositore. E allora io ho fatto la battuta, no? From Duke to Luke. E lei si è girata così, gli ha dato le spalle, mi ha detto non li puoi paragonare perché lui è intelligente, ma Duke Ellington era un genio. E si è messa a raccontarmi le gig a New York con Frank Sinatra, ed era emozionatissima, aveva le lacrime agli occhi mentre mi parlava di Duke Ellington. E quest'anno l'ho rivista qui a Firenze, ovviamente senza Luke e senza Duke, ma comunque è stato un bel momento anche quello. Sì, ecco, io mi dici una cosa del genere, no? Io già mi immagino un'epoca, no, di fermento intellettuale, no? Di ambienti in cui i cervelli friggevano, no? Adesso vedi che è tutto molto finto, no? Molto recitato, molto posato, gente che si atteggia intellettuale e non ha capito quello. Cioè, gente che ha studiato Foucault per tutta la vita e quando è arrivato il biopotere non l'ha riconosciuto. Cioè, è qualcosa di veramente estenuante. Cioè, tu frequenti un ambiente comunque di intellettuali, teoricamente, di artisti.
Io almeno anch'io li frequento, però io certe volte ne esco con un vuoto nella pancia, cioè vedi che è proprio un ambiente desolante e desolato. Devo dire che in questo periodo frequento molti animali, i miei cavalli, i miei cani, gatti. No, vabbè, a parte gli scherzi. Ma sai, io poi mi emoziono. Io ho visto nella moglie di Montagnier una grandissima emozione e una grande passione per la musica, quindi questo momento di condivisione di questi racconti, no? Le raccontava che andavano a casa dopo le gig, Frank Sinatra, tutti quanti, champagne, Duke Ellington si metteva lì a comporre, insomma, sono momenti pazzeschi che oggi forse non ci possiamo immaginare, anche perché, per esempio, è una cosa che c'entra fino a un certo punto, però quando vedo che a volte adesso ci si stupisce ancora per certi look di certi artisti, cose che magari Renato Zero faceva negli anni 70, cioè ancora siamo lì a come stupirci di uno che si trucca, cioè come cantava, come cantava Guccini, no? Tu giri oggi con le tette al vento, io ci giravo già 20 anni fa, capito? Cioè ancora a fare i finti trasgressivi, io penso che sia più trasgressivo oggi avere il coraggio di essere quello che si è, prima ancora di dire quello che si pensa. I Maneskin. Cioè, capito? Poi, per carità, magari sono anche bravi, però ancora stupirci per i look. Cioè, no, ma infatti è tutta una messa in scena, una recita, perché poi è quello che c'è dentro che fa la sostanza, quello che tiri fuori. Cioè, là, un messaggio poi alla fine, quello che conta. Che magari c'è anche, io poi non li conosco artisticamente, per cui magari c'è anche, magari sono anche bravi, non lo so, veramente. Però è quando vedi che invece si dà importanza più a una cosa che ormai, dopo tanti decenni ormai, potrebbe essere considerata normale, no? Assolutamente, assolutamente. E cosa ti aspetta nel prossimo futuro? Cosa mi aspetta? Un po' di concerti. Con Ferruccio Spinetti facciamo 20 anni a gennaio, quindi ci siamo presi un anno off. Questo 2022 Musica Nuda è stata praticamente ferma. Per fare un grande tour, speriamo che andrà tutto bene e dovremo fare un grande tour nel 2023, appunto. E la vita in campagna cosa ti ha dato? Ah beh, è sempre stato un altro dei miei sogni, perché comunque ho sempre amato molto gli animali e non so, ho sempre avuto anche dei presentimenti, quindi anche in passato ho comprato dei terreni. Ho imparato a fare l'orto, ho imparato a fare cose anche molto durante concrete. Durante la pandemia? Durante la pandemia ho imparato a fare il ragù, che non l'avevo mai fatto, buonissimo tra l'altro. O il lievito, quelle cose che ci siamo un po' divertiti tutti a fare. Quindi il primo è stato un momento anche interessante all'inizio, perché all'inizio poi era una cosa che quasi aveva unito comunque le persone nella distanza, no? E dopo che il protrarsi di questa situazione ha creato un mostro. Grazie. A voi.